Siamo qui con Luca Maspes, alpinista, possiamo definirlo così, in quanto vive l'alpinismo totale a 360 gradi, e gli andiamo a chiedere di definirlo. Ma è tutto lo scalare delle montagne, dal sasso alto 2 metri fino alla montagna himalayana, quindi 7-8 mila metri. Io non ci sono ancora arrivato, però ho scalato fino su cime magari mai salite, fino a 6 mila metri. E quindi il prossimo passo sarà visitare anche le altissime quote per completare questo giro di tutto l'alpinismo. Quindi il mio alpinismo non è un alpinismo alla ricerca della pura difficoltà, ma è un alpinismo alla ricerca di nuovi terreni, di nuove pareti, di nuove valli, e di arrivare in posti dove non è mai stato nessuno. Quella, secondo me, è la maggiore gratificazione in assoluto. So che hai portato qualcosa per il festival. Sì, te la prendo. Sì, vai. Non funziona, eh? Ah, grazie, me ne serviva una. È una videocamera che era con me in uno dei momenti peggiori che mi sono capitati in montagna. Ero in Patagonia sotto una parete, il Cerro Pier Giorgio, che è stato salito solo recentemente, tra l'altro dal Valdostano, da Hervé Barmas e da Christian Brenna. Io stavo due anni fa, li stavo filmando, si è staccata una frana dalla base del muro roccioso e ero praticamente dentro con la videocamera appoggiata da una parte, mi sono piegato ed è andata di sicuro la più grande salvezza. Tu sei anche un comunicatore, come hai cominciato questa tua carriera mediatica? Ma ho cominciato, diciamo, scrivendo delle mie esperienze, una sorta di grande diario, quindi già quando ero bambino scrivevo molto. Mi è sempre piaciuto parlare sia delle mie esperienze sia anche fare un punto sull'alpinismo attuale, cioè seguendolo con le cronache, comunicare le emozioni di essere il primo a salire una parete, sia parlare della situazione generale dell'alpinismo, cioè con un occhio critico, magari tirandosi addosso delle critiche, perché quando si scomodano gli alpinisti è sempre una categoria piuttosto permalosa, io la definisco. Si dice normalmente che gli alpinisti sono un po' egocentrici. Sì, sì, io credo di sì. Non voglio spiegarlo, ma credo di sì. È una brutta razza, come la chiamo io. Si prendono un po' troppo sul serio? Sì, perché può fare un'attività così straordinaria, li porta, credo, a gonfiare il proprio ego e a considerarsi un po' diversi dalla massa, e quindi anche piuttosto egocentrici. Continuiamo le nostre domande arrampicando. Scalando. Sì. Non farne troppe. No. Ormai diventa una prova di resistenza questa intervista. Chi riesce a parlare di più arrampicando? Che cos'è l'esplorazione, Luca? Ma esplorazione sia del territorio, non sia un'esplorazione in se stessi. Poi anche la ricerca della difficoltà è esplorazione, può essere appunto abbinabile a un'esplorazione interiore che ti permette, ti vuole far migliorare per superare delle difficoltà più difficili. Mi sembra che interpreti un po' l'alpinismo anche come una forma di percorso, no? Personale, di miglioramento, ma comunque anche sì, anche con il una fatto coscienza. Di voler vedere tutto ciò che offre l'alpinismo, quindi dal sasso alla grande parete himalayana, è proprio una sorta di percorso. Un po' negli anni da quando ho cominciato ho voluto provarli tutti, quindi fai un'attività che è una sorta di decathlon della montagna in cui non eccelli in niente, però hai provato tutto e quindi tutto quello che ti offre ti sa dare qualcosa. Hai detto una volta: da solo vado il doppio, è vero? Sì, solo che non l'ho fatto tante volte. Quando vado da solo, visto che proprio il rapporto con la montagna diventa molto molto più stretto, e proprio la concentrazione che si ha da solo senza un compagno forse molte volte non ti rende la salita più facile. Quali sono le tue mete preferite? Ma io ho la fortuna di vivere in una valle che è la Val di Mello, dove tantissime pareti aspettano ancora di essere scalate, quindi diciamo che già nel terreno di casa ho trovato tantissime pareti in tantissimo terreno per fare quel tipo di alpinismo che faccio. D'inverno si va in Patagonia, d'estate si va in Pakistan, in Himalaya. Un po' i terreni dove si incontra gli alpinisti sono sempre stati un po' quelli.
perché offrono appunto le Alpi in versione mai ancora inviolate. Quindi l'alpinismo si fa lì. Basta domande, eh? Ah no, ma lì c'è una cingia. Vai, siediti lassù, così parliamo ancora sì. Un po'. Grazie. Raccontaci qualche aneddoto di qualche spedizione. Ma forse la mia preferita è stata la prima, perché la prima in Patagonia, che è stata anche un tentativo al Cerro Pier Giorgio, non è stata una vetta, non abbiamo conquistato una vetta. E cosa ricordi? Ricordo che ero giovane, molto, e il fatto di essere in spedizione, tra l'altro era una spedizione che eravamo due persone, spedizione poi è anche un termine che non mi piace usare, diciamo vacanze perché andiamo a fare quello che ci piace fare, però essere in due su una parete così fuori dal mondo, cioè mai salita da nessuno, con un compagno, Maurizio Giordani, che era uno dei più titolati alpinisti italiani, praticamente mi ha messo le ali ai piedi, cioè come ho arrampicato quella volta forse non ho più arrampicato. Siamo ad un festival di cinema, la necessità di documentare anche a livello di filmati qualcosa che comunque è avvenuto, serve per gli altri? Serve anche per gli altri, oltretutto siamo in una fase dell'alpinismo dove sono uscite anche dei dubbi su certe salite, quindi adesso la gente, cioè gli alpinisti, stanno ben attenti a fare le foto in cima, a fare il video salendo, cioè anche per una questione di pararsi un po' contro le critiche o i punti di domanda che possono venire successivamente, soprattutto se parliamo di imprese molto grosse. Cosa pensi di fare da grande? La direzione che stai seguendo? Ma si trasformerà in qualcos'altro? Ma se trovassi un campo che dà le stesse emozioni dell'alpinismo, magari applicato anche in un altro contesto, io non lo escludo a priori, non so se l'alpinismo è tutta fino a qui è stata la mia vita, però è difficile capire cosa succederà fra 4 anni. Sì, ho 4 anni perché fra 4 anni avrò 40 anni, quindi è già una tappa. Se mi lasci arrivare al travone, sì, ti lascio andare, esatto. Se riesco a scendere a sta cingia. Non abbiamo mai parlato di boulder. Eh? Non abbiamo mai parlato di boulder. È il miglior allenamento perché ti fa la forza per tirarti fuori da tutte le difficoltà. È un gioco che attualmente ha preso molto fra i giovani. Ma è una disciplina nuova? Non è nuova, ma è tornata in voga ultimamente. No, non riesco a star comoda. Non chiedermi più niente. Vuoi scendere? Sì, fa caldo. Odio il caldo. Salutiamo Luca Maspes, lo ringraziamo. Grazie.